Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri insieme ad Erika Zini. Quest'oggi parliamo di un romanzo tutto italiano, Ragione e sentimento di Stefania Bertola, pubblicato dalla casa editrice italiana Einaudi. Diciamo tutto italiano, anche se di ispirazione, come si può notare dal titolo, Ragione e sentimento, si rifà a un grandissimo successo di Jane Austen del passato. L'idea, come ha dichiarato di recente la sua autrice, è nata da un progetto inglese che una casa editrice ha deciso di portare avanti, assegnando a 10 autori la riscrittura di grandi classici della Austen. Ebbene, lei si è domandata se le fosse stato chiesto quale libro avrebbe scelto. Ebbene, la scelta è ricaduta su Ragione e sentimento, un grandissimo libro di successo, un classico della letteratura, e quello che ne è uscito è questo romanzo ambientato anziché nel 700, nel Surrey a fine 700, è ambientato ai giorni nostri, meglio nel 2014, a Torino, la città d'elezione dell'autrice, che appunto ha deciso di ambientare lì i propri romanzi proprio perché conosce molto bene la città. Ebbene, ci troviamo in una situazione molto simile all'originale Ragione e sentimento. Un padre muore all'improvviso, lasciando la moglie e le 3 figlie decisamente nei guai, senza soldi e senza casa. A quel punto tutte e 4 si troveranno a fare una full immersion immediata nella vita vera e si troveranno a dover risolvere i problemi. La prima che riuscirà a dare una mano a tutti è Eleonora, la figlia maggiore, ed è anche l'unica che ha uno stipendio fisso e grazie all'aiuto di uno strampalato cugino riesce a trovare una casa per tutte proprio nel centro di Torino, mentre prima abitavano in una bella villa fuori dalla città. Anche qui una contrapposizione notevole rispetto alla vita di prima e quella di poi. Non vi sto a descrivere tutto l'andamento, se avete già letto Ragione e sentimento, sappiate che l'autrice ricalca a grandi linee quello che è successo, ambientandolo ai giorni nostri, con un tocco di ironia sempre molto spiccato, come è caratteristica della scrittrice anche nei libri precedenti, che ha avuto modo di leggere i suoi successi usciti prima, appunto, di Ragione e sentimento. Comunque il libro, vi dico, è ricco di storie assurde, intrecci contorti, personaggi strampalati, grandi verità che vengono fuori come sempre nel momento sbagliato. Un romanzo senz'altro divertente, ironico, godibile, tra l'altro molto breve, quindi vi consiglio assolutamente di leggere e divertirvi insieme a Ragione e sentimento di Stefania Bertola, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. E con questo è tutto per ora, vi ricordo che questo appuntamento e i prossimi li trovate all'interno del blog Wonderful Monster di Erika Zini. Intanto grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima.